Salvini, secondo me, ha detto due cose estremamente importanti. Primo, la catena di comando deve essere corta, deve essere breve, non ci devono essere troppi step, non devono essere 100 persone che decidono, e quindi sono d'accordo quando la politica su questi temi, la politica deve creare gli strumenti per decidere, dopodiché l'operatività deve essere data a chi conosce il problema e chi sa agire. In questo caso la protezione civile, che, ripeto, il sistema di protezione civile del nostro paese a livello di alcune regioni è eccellente. Dopodiché c'è un altro problema. È vero che la gestione di questi problemi è nazionale. Il problema è nazionale e ovviamente gli organismi e gli strumenti nazionali. Dopodiché i primi che intervengono, ed è il motivo per cui Salvini è lì, sono le amministrazioni locali. Quando lei prima ricordava che mancano gli spazzaneve, è un dato di fatto. Perché? Perché oggi le amministrazioni locali non solo non hanno gli spazi, ma non hanno addirittura anche il sale. Ci sono amministrazioni locali che per i tagli agli enti locali o per quel stupido patto di stabilità o di stabilità non possono realizzare i piani neve, devono tagliare migliaia di euro sulla neve, non possono mettere il sale sulle strade. Le strade provinciali, ad esempio, che sono di gestione delle province, non si capisce più assolutamente nulla, perché le province ci sono, non ci sono, da chi sono. A proposito di non fare gestite, strumentalizzazione politica, lei non no, la sta facendo. No, per dire che sono oggettivamente dei problemi reali. Cioè, ci sono i sindaci che lamentano questa roba qua. Allora, Salvini raccoglie queste istanze, io mi auguro che qualcuno al governo le possa raccogliere e tramutare in risposte concrete, perché altrimenti quei sindaci sono abbandonati. Quelli sono sindaci che si sentono abbandonati dallo Stato. Credo che non ci sia nulla di peggiore di fronte all'emergenza, che non può essere sempre gestita in situazioni emergenziali, è gente che si sente abbandonata dallo Stato. E credo che sia la cosa peggiore in assoluto, nella disgrazia, non avere lo Stato dalla propria parte. Addirittura lo Stato non amico, ma lo Stato nemico, no? Credo che sia il peggio.